buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Buonasera, ben trovati ad Alimenti Ferma Tempo, la nostra trasmissione che parla di alimenti totalmente naturali. Passo a salutare come sempre Giampaolo Tocco dalle Onde. Buonasera Giampaolo. Ben ritrovata, ben ritrovati. Allora, già nelle scorse puntate abbiamo parlato dell'ossidazione e di tutti gli effetti che questa può generare. Si parte dalla respirazione che chiaramente è necessaria per vivere, ma com'è possibile che dall'ossidazione, dicevamo poi le volte scorse, si passi a questi stati infiammatori che poi pare, o comunque gli studi hanno messo in evidenza, siano poi all'origine così di tutte le patologie? Allora, questa è un'intuizione che da 25 anni mi fa lavorare qui, su questo settore, perché c'è il piacere della ricerca, della scoperta e la passione. Allora, non sono intuizioni che nascono così la notte, perché hai mangiato zuccheri la sera, il cervello di notte lavora e sogni o avventure pazzesche o ti vengono in mente stupidaggini che poi vai a raccontare. Sono un po' il frutto di una serie di letture, di pubblicazioni scientifiche. E questa intuizione di 20-25 anni fa, che mi ha fatto entusiasmare nei confronti degli antiossidanti, era parzialmente confermata, ma ancora così, nel dubbio. Oggi è una conferma scientifica. Lo stato ossidativo è la causa di quasi tutte le nostre malattie. Ma non la si deve immaginare come un vermetto che entra e ci dà tutte le malattie. È un meccanismo molto semplice. Noi per vivere abbiamo bisogno di ossigeno, prima di tutto, perché è l'ossigeno che consente alla cellula di respirare, come un motore, no? La respirazione cellulare è come un motore a scoppio che prende ossigeno, grazie all'ossigeno brucia gli alimenti, specialmente gli zuccheri, li trasforma in energia. La vita è produzione e consumo di energia. Quando fra 100 anni saremo morti, non avremo più né produzione né consumo di energia. Ne va che la vita è, e per esserci deve essere produzione continua di energia e consumo di energia per rimanere in vita. L'energia ce la dà l'ossigeno e gli alimenti. L'ossigeno serve per trasformare gli alimenti in energia, come in un motore che trasforma, grazie all'ossigeno, grazie all'aria che entra, trasforma la benzina in energia, in velocità, in movimento. La cellula svolge questa funzione, essere ossigenata, prendere ossigeno, ricevere zuccheri e trasformarli in energia. Durante questa operazione, come accade per il motore, la cellula alcune volte non brucia completamente l'ossigeno ed emette, tra virgolette, gas di scarico che sono i radicali liberi. I radicali liberi sono scorie prodotte dalla respirazione cellulare, quindi da questo bruciatore che trasforma ossigeno e alimenti in energia, da questo bruciatore escono questi gas di scarico che si chiamano radicali liberi. Sono molecole prive di un elettrone. Una molecola priva di un elettrone non funziona, è impazzita, non va bene, ma è talmente intelligente che va in giro per l'organismo a cercare quell'elettrone che a lei manca e lo va a rubare ad altre cellule sane, le quali, private di questo elettrone, impazziscono e vanno a cercare a loro volta un elettrone. È come una bomba atomica, una reazione a catena. Dice, ma bisogna essere sfortunati perché capiti una roba di questo genere. Ed è qui dove non ci capiamo. Non bisogna essere sfortunati. Questa è una cosa che capita
300, 400, 500 volte al giorno. Noi facciamo 8 milioni, 9 milioni di respiri l'anno. Anche che capiti raramente, in un anno capiterà 500.000 volte, 1 milione di volte, 700.000 volte. Vuol dire che per 700.000 volte si innesca questo processo ossidativo che sporca la membrana della cellula e distribuisce per l'organismo molecole prive di un elettrone che sono dei criminali, che vanno a fare danni ovunque: cervello, muscoli, articolazione, fegato, reni. Ecco perché anche la scienza oggi ci dice: all'origine c'è lo stato ossidativo. Quello è il mio nemico, quello è da combattere. E quindi è da contrastare con i cosiddetti antiossidanti, sì, che cercano appunto di tenere a bada appunto questi ossidanti che ci portano necessariamente all'invecchiamento. Gli antiossidanti sono presenti in tantissimi cibi, sì, però noi sempre puntiamo sull'integrazione con una sostanza davvero particolare, che è il mirtillo rosso palustre selvaggio del nord del Canada. Perché, Giampaolo, se già comunque l'assumiamo con gli alimenti? Allora, il compito dell'erborista 50 anni fa era ricercare, capire quali sono gli alimenti che contengono vitamine, minerali, proteine, antiossidanti. Oggi anche un bambino sa che in gran parte della verdura, in gran parte della frutta, nell'olio del pesce, eccetera, ci sono antiossidanti. Ma poi la ricerca evolve. Abbiamo capito che tutti hanno soldi in tasca. Lei ha soldi in tasca, io ho soldi in tasca, lui ha soldi in tasca, ma io ho 2 euro in tasca, magari lei ne ha 2.000, e c'è un signore in America che ha fatto Facebook che ha miliardi di dollari. Quindi andiamo a cercare i più ricchi di antiossidanti. I più ricchi di antiossidanti sono 2. E sono considerati i re e la regina. La regina è il re degli antiossidanti e dei nutraceutici, cioè quei nutrimenti che svolgono una funzione anche di farmaco curativo. E uno di questi 2 è il cranberry, ma il cranberry selvatico. Allora la nostra attenzione è andata sul cranberry selvatico, ma anche il cranberry selvatico non è tutto uguale nel pianeta. Ci sono cranberries che hanno alcune proprietà, altri ne hanno altre. Il più ricco di antiossidanti è il cranberry del Canada, anche quello americano. Non è finita lì la ricerca. Se un frutto, una bacca, io la raccolgo da un terreno inquinato, secondo lei faccio più del bene o del male al mio organismo? Sicuramente creo dei danni. Quindi devo andare a cercare quel cranberry il più puro possibile in aree del pianeta assolutamente incontaminate. Ecco, poi adesso ci fermiamo per un attimo, ma poi ci spiegherà effettivamente che benefici ha sulla nostra salute, perché mi capita di incontrare tante signore, anche anziane, che mi dicono: ma funziona davvero? Allora, adesso ci fermiamo per un attimo, poi ci dirà se effettivamente funziona. Carbacco. Eccoci rientrati in studio, ci lasciavamo Giampaolo poco fa con la domanda: funziona davvero? Abbiamo parlato appunto dell'ossidazione e dei danni che può provocare, ma il cranberry risolve effettivamente questo problema? Se è purissimo, sì. Cioè, Barbara, 25 anni fa veniva consigliato, oggi viene prescritto, il farmacista e il medico prescrivono il cranberry come curativo, non Giampaolo Tocco da erborista, i medici. Perché? Perché il cranberry è straricco di un mix completo di antiossidanti che va a bloccare, a ridurre drasticamente questo
processo ossidativo che è un disastro per l'organismo, perché innesca quasi tutte le patologie. Quindi bloccare quel tipo di meccanismo ossidativo significa prevenire e ridurre gli effetti di quasi tutte le patologie. Ecco perché la gente dice: assumendolo sto bene. Se in maniera generalizzata sto bene significa che mangio e digerisco, che la mia pressione è un ringiovanente. Guardi, togliere l'ossidazione significa ringiovanire, difatti è un alimento fermatempo, uno dei due alimenti fermatempo, è un ringiovanente delle pareti, delle arterie, del cuore, riapre il microcircolo, quindi porta ossigeno in tutte le aree dell'organismo, porta ossigeno tramite i capillari e la cellula riesce a respirare regolarmente riducendo di molto questa produzione di radicali liberi. Questo significa ringiovanire non solo nell'aspetto, ma organicamente. Contrastare l'ossidazione significa rivedere la circolazione sanguigna che funziona, il cuore che funziona meglio, il cervello che funziona meglio, ritorna la memoria, l'attività fisica, l'energia. Non è che porto dentro energizzanti, ma ripulendo l'organismo e togliendo questi radicali liberi io produco energia e la sento, funziona davvero. Le abbiamo sentite le testimonianze, non le mandiamo più in onda, un giorno lo rifaremo. Noi raccogliamo messaggi telefonici dei clienti ai quali abbiamo chiesto: diteci in assoluta serenità e sincerità come vi siete trovati con questo prodotto. E lei sente dal dolore che scompare, alla pressione che si regolarizza, all'energia ritrovata, alla memoria ritrovata, perfino l'umore, perché quando sto bene, anche mentalmente sto bene. Questo è quello che fa il cranberry selvatico. Barbara, da 25 anni, con 35.000 clienti fidelizzati. Giampaolo, perché proprio questo cranberry appunto del Quebec? Perché noi ne abbiamo esaminati tantissimi in questi anni e abbiamo comperato i terreni lì nel nord del Quebec, perché lì non c'è niente, non ci sono insediamenti produttivi, non c'è inquinamento, l'acqua che utilizziamo per la raccolta è acqua di disgelo dei ghiacciai, non ci sono fabbriche, non ci sono aeroporti. Barbara, è un paradiso terrestre e il terreno non viene mai fertilizzato, tutto assolutamente, totalmente naturale. Non sforziamo la produzione perché il cranberry è selvatico. Questa è la differenza fra un re dei cranberries e quei prodotti che Altro Consumo ha definito porcherie, perché all'interno non c'è cranberry, o c'è cranberry di pessima qualità o scarsissimo di questi preziosi antiossidanti. Ecco, poi c'è il curcumiele, un'altra sostanza che ha attirato davvero molto l'attenzione del mondo medico scientifico, evidenziando come effettivamente sia una grande alleata della nostra salute, soprattutto perché è un potentissimo antinfiammatorio. Straordinaria. La curcumina, in uno studio scientifico, è stata definita l'oro nutraceutico, l'oro, il massimo. Ha proprietà antinfiammatorie pari a quelle del farmaco, ma senza le controindicazioni e gli effetti collaterali. Introdotta nell'organismo quotidianamente, svolge il secondo compito. Il primo lo fa il cranberry, ringiovanente e dà energia. Pulisce tutte le membrane cellulari, quindi ritroviamo una nuova vita. Se, e può capitare, nell'organismo qualche cellula sfugge al controllo degli antiossidanti e innesca un processo infiammatorio, che è il secondo step, il secondo passo verso tutte le malattie, c'è la curcumina che svolge un'azione antinfiammatoria. E le dirò di più: anche se sfugge qualche processo infiammatorio e ci dovesse essere un processo degenerativo, la curcumina ha dimostrato di essere un potentissimo antidegenerativo, una prevenzione. Quindi gli step sono tre. Primo, antiossidante. Due, antinfiammatorio, antidegenerativo. E poi, da erborista cosciente, dico, nel momento in cui ci dovesse essere il problema grave, guardi, non do consigli a nessuno, do un mio parere, non da erborista, da essere umano, quando c'è un problema grave, ci si rivolge al medico,
perché la vita è una sola e non la si può rischiare sulle fanfarate a destra e a sinistra. Abbiamo capito che la prevenzione è importantissima, che la prima protezione è essenziale col cranberry e la curcumina, ma se per mille motivi l'inquinamento, le tensioni, gli stress, un'infezione batterica o virale sfuggita al controllo della curcumina e del cranberry, si va in patologie gravi, lì c'è la medicina ufficiale. Quindi la nostra non è una medicina alternativa, la nostra è una medicina tradizionale che serve per non ammalarsi e per contrastare l'insorgenza delle patologie. Se siamo stati sfortunati e questa patologia dovesse mai arrivare, c'è la medicina ufficiale, purtroppo con i farmaci, purtroppo e per fortuna. Ecco, quindi lei ha risposto perfettamente a queste persone che incontro spesso e che mi chiedono: ma funziona davvero? Funziona davvero. La questione è questa: funziona come prevenzione, chiaramente, quindi si tratta di assumere questi preparati alimentari per l'arco della nostra vita. Certo. Non hanno effetti collaterali, no. Lo abbiamo detto più volte, e chiaramente laddove invece insorge una malattia anche piuttosto grave, è normale ed è chiaro che ci si debba comunque rivolgere alla medicina. Chiaro, accompagnando la terapia al continuo utilizzo quotidiano di queste sostanze, perché aiutano a smaltire per esempio le tossine che il farmaco, le scorie che il farmaco produce nell'organismo, perché il farmaco può abbatterci organicamente e queste sostanze ci ridanno l'energia, quindi va considerata un'integrazione, sa, le famose terapie integrate, il farmaco violento, ma davanti a un problema violento io devo agire in maniera violenta, e l'integrazione con curcumina e cranberry che aiutano l'organismo a riprendersi dall'insulto della patologia e del prezioso e insostituibile farmaco, dell'insostituibile terapia medica che però produce effetti collaterali e controindicazioni. Contrastate molto bene dal cranberry e dalla curcumina. Tutti abbiamo i giorni. Ancora un minuto, la curcumina ha un grandissimo limite, qual è? Enorme limite, non è biodisponibile. E il secondo è che molta curcumina in commercio è fasulla, deriva dal petrolio. Quindi massima attenzione su una curcumina 100% vegetale e che sia HBA, che sia ad altissima biodisponibilità. La nostra è al 100% vegetale e con una biodisponibilità 10 volte superiore a qualsiasi curcumina vegetale tal quale. Gianpaolo, curcumina o cranberry? No, curcumina e cranberry. Uno è un rigiovenente energizzante, l'altro è una vera guardia del corpo che va a colpire nel suo iniziare quel processo infiammatorio che può svilupparsi in una malattia qualsiasi. Quindi sempre, tutti i giorni, non esistono effetti collaterali e mi raccomando, nel caso di patologie, rivolgersi sempre comunque Chiaro. Al medico. Grazie Gianpaolo, alla prossima, arrivederci. A lei. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.